Intercettare e denunciare i casi di discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri non è sempre facile per le istituzioni. Dietro questi comportamenti spesso si celano motivi razziali, etnici e religiosi. Per facilitare il monitoraggio di questo fenomeno e progettare azioni di contrasto, l'Ombudsman delle Marche, garante regionale per i diritti dei cittadini stranieri immigrati, ha promosso con l'assessorato Servizi Sociali e con l'assessorato Salute della Regione il corso di sensibilizzazione chiamato Discriminazione e cittadini stranieri immigrati. Ad una delle giornate di studio è stata invitata anche la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. L'iniziativa si rivolge a operatori, mediatori e associazioni che hanno il compito di diffondere il principio della parità di trattamento. Il ciclo di seminari prevede 3 giornate di studio con tappe a Fano, Grottammare e Ancona. Le lezioni forniranno un quadro sociologico sulle ragioni della discriminazione e un quadro giuridico a partire dalle leggi italiane ed europee sull'immigrazione, con indicazioni sugli strumenti di tutela, garanzia e sostegno per gli stranieri. Tra i partner del progetto anche l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e l'Ollus Avvocati di Strada e l'Ordine degli Assistenti Sociali. Sono 3 giornate organizzate in tutto il territorio regionale, differenti naturalmente sedi, e in ognuna di queste giornate verranno soprattutto informati e formati gli operatori del settore che si occupano soprattutto dell'accoglienza degli stranieri immigrati, in modo particolare gli assistenti sociali, i mediatori culturali. C'era la necessità di fare questa attività perché il fine di tutte queste azioni che noi portiamo avanti all'interno del territorio è quello di creare una rete antidiscriminazioni all'interno della nostra regione Marche, in collaborazione anche con l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, che si trova a Roma e che collabora assieme all'Università d'Urbino e assieme ai 2 assessorati alla Sanità e ai Servizi Sociali a questa importante iniziativa. Abbiamo azioni di discriminazione che riguardano per esempio i bandi di concorso pubblici oppure situazioni anche di discriminazione all'interno del mondo del lavoro che noi cerchiamo in qualche modo di, diciamo, attenuare con il nostro intervento, ma naturalmente va creata anche una coscienza all'interno del nostro territorio regionale che faciliti una serie di azioni e soprattutto cerchi anche di monitorare una serie di fenomeni che molto spesso sfuggono, diciamo, all'osservatore esterno e quindi creano ulteriori situazioni di diseguaglianza sociale.